Oh. Molto bello. Uno, due, tre, fermi un attimo in autogrill per un caffè. Dai ragazzi che ce l'abbiamo fatta. Mancavo un'oretta all'incirca, un'ora e venti e arriviamo. Entrata è di qua, vabbè Vince, ma è uguale, entrata e uscita. Uno alla volta. Uno alla volta, uno alla volta. No, no, non ci serve questo mega lecca lecca. Guarda, c'è più questo qua. Dai, ma non vuol dire. Questo che è 2 euro, scusa, che ci esce? Ah, ci faccio per la sorpresa, 2 euro. Ma veniato, no. Arrivati. Arrivati. Oh yeah, oh yeah. Già, vai ad aprire i garage, va. Il lucchetto. Vai, questo è il tuo compito, arrivati. Ma non vedi niente, scarichiamo, ragazzi. Ho preso anche i quadri, quella che vi dissi di papà, belli. Già col pallone tu. Andiamo pure qua, dove facciamo il pallone? Mi metto una borsa qua davanti. Un bordone, la vedo si mantiene la porta bloccata. Comunque da così, cioè guardate, nonostante con lo straccetto non si leva, no? Vedi? Comunque da così a così, argento. Poi era proprio ingialliato proprio, e qua è tornato l'argento, ragazzi. Ma faccio questo, di qua pure già ho fatto però solo il davanti, vedete, dietro è ancora così, gellino. E mo appunto vado a fare qua, dopo del lato di là. Giustamente tutto con la spugnetta magica, guardate. Oh, peccato che c'è solo questa, spero che riesco a fare anche il secondo quadro, o altrimenti oggi le compro e finisco, insomma. Qui per pranzo ho fatto pomodoro e hamburger di tacchino. Comunque buongiorno e bentornati, siamo tornati ragazzi a casa, c'è ancora un po' di casino, però mi voglio togliere un attimo questi quadri da mezzo, così poi li poso e Giuseppe, insomma, quando li vuole mettere domani, dopodomani, li mette. Quindi mo finisco un attimo di pulire qui. Avete visto le differenze? Troppo belle, eh? Questi quadri mi piacevano veramente tantissimo, ragazzi, e penso che li metteremo in camera da letto, penso. Allora adesso devo andare a pulire questo, guardate qui come è uscito bello argento, bellissimo. Quest'altro vedi com'è più giallo? Bello, troppo felice io. Ok. Allora ragazzi, prima che sistemo vi faccio vedere le cosine che prendemmo da Chiavi al parco da Vinci. Allora, una mollettina, perché sono andata poi a cambiare delle cose, gliele provai, non gli andavano, quindi siamo andati a cambiare anche qualcosa. Magliettina per Cree, questa qua è di Jacopo, ho preso tutte cose invernali, questa qua sempre di Jacopo. Poi mi sono presa io tre, questi qua perché sono tanga, tre slip così. Poi ne ho approfittato, ho preso anche due grembiulini, li ho pagati in offerta ragazzi 4 euro e mi sa che costavano sui 9-10 euro insomma. Aspetta, c'è il prezzo, beh, non si vede. Comunque uno di Cars e quest'altro, non, insomma, con l'elefantino. Vedete che due grembiulini. Ah, poi questo qua invece l'ho preso da Terranova. L'ho preso a Vincenzo. Questo qua lo pagai, costava 50, poi l'hanno messo a 30. Alla fine l'ho pagato 20 euro. Giubbottino per Vincenzo.
Poi questo qua, guardate che carino, è il pigiamino, l'ho preso uguale per Christian e Jacopo. Vedi, maglia e pantalone, troppo carini. Li apro tanto, comunque gli devo fare la sciacquata. Questo qua è per Christian, sempre uguale. Aspettate, oddio, siete un attimo caduti. Poi qui c'è la felpa di Vinci, una felpa per Vincenzo così col cappuccetto dietro. Quest'altro pare che è sempre di Vincenzo, questa maglia. Sì, magliettina. Quest'altra magliettina sempre di Vinci con Dragon Ball. Poi, aspetta. Ah, ho preso questo pacco di 7 paia di calzini, tutti bianchi, l'ho presi. Poi qui c'è il pantalone per Jacopo. Magliettina. Le magliettine comunque le ho pagate un 2 euro, questa è 2,50 euro. Poi Giuseppe ha voluto prendere una cintura. Questa felpine qua, entrambi che sono di Christian. Queste per esempio all'inizio avevamo preso 8 anni, siamo andati a cambiarle, abbiamo preso 10 anni perché 8 anni a Christian vestivano troppo perfette e quindi siamo andati a prendere taglia 10 anni, così. Poi questo pantalone qui a tuta, sempre per Christian, molto 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 carino, mi piace. Poi abbiamo preso più, allora, questo è bello scontrino, un set di orecchini così, perché almeno i bambini si sono messi l'orecchino, che l'avevano perso. Altra felpina di Vincenzo, sempre col cappuccetto. E per me, oltre agli slip e vabbè i calzini, mi sono presa, ragazzi, sto pigiamino che l'ho fatto io. Questo pantalone così, semplicissimo, insomma, a righe, sto colore qui. E sotto però scende un po' più largo, vedi, con diciamo la zampetta più ad elefante. Questo qua l'ho pagato 10 euro, sempre in offerta. E sopra ho trovato sta magliettina, sempre nell'angolo pare saldi. E infatti l'ho pagata 4 euro e ne costava 12, così, con i bottoncini. E le ho provate insieme e devo dire che ho fatto veramente un ottimo abbinamento, perché poi alla fine i colori, vedete, sono, diciamo, uguali. E quindi mi sono fatta sto pigiamino per l'inverno. Cioè, per l'inverno, mo che comincia a fare fresco. E niente, ragazzi, allora ho pulito tutto. Dovrei fare solamente... Jacopo, mamma mia, dovrei fare solamente una passatina a terra, proprio... il lato della cucina, ho pulito i quadri, quindi sono rimaste tutte le macchie a terra, quindi una passatina proprio veloce e basta. Oggi, insomma, oggi e domani non voglio fare niente, oggi per noi è sabato, quindi sono sabato, insomma, oggi pomeriggio e domenica non voglio fare niente, poi da lunedì si comincia. Chi lo sa quest'anno, questione scuola, come funziona, perché poi stanno di mezzo pure queste votazioni. Ho sentito una voce che De Luca non voleva proprio aprire, insomma, non lo so, ragazzi, come va quest'anno a settembre, insomma, tra poche settimane, se cominciano, quando cominciano, non lo so, non so niente. Niente, vabbè, ragazzi, questo è, mo dopo mi vado a fare pure lo shampoo, assolutamente ci vuole, però non so poi se passarmi la piastra oppure no, boh, vabbè, vedremo. Ma dovevo togliere pure tutte le etichette a questi panni e poi niente, li metto a dare giusto una sciacquatina, un lavaggio di mezz'ora giusto proprio per sciacquarli e basta. Finalmente oggi mi sono dedicata, ragazzi, allo sciampettino. Ci voleva perché ieri era una settimana che non lo facevo. Guardate qua, mi vedo io dietro, c'è il tramonto. Comunque, niente, ragazzi, ci voleva perché era una settimana, cioè erano 7 giorni che non lo facevo e veramente erano sporchissimi i capelli. E quindi è super happy, stasera non lo so cosa facciamo, se stiamo a casa oppure usciamo, veramente non lo so. Oh mio, l'ando a fare un attimo. Oh, amore, ti sei svegliato, mammino, piccolino. Sono le 7, dove so, è mancata la corrente. Boh, esatto, è qualcosa comunque. Cosa appoggia di qua. E niente, ragazzi, mo me lo fa un attimo una doccina e poi vi ripeto, non lo so stasera cosa facciamo. Però mo nel frattempo mo vado a lavare, almeno mi trovo lavata. Mo sia che mi metto il pigiama,
ossia che mi devo vestire, insomma. In entrambi i casi sono pronte, i capelli li ho fatti, va bene così. Prima di andarmi a lavare vi voglio far vedere come al solito il tramontino, bello bello. C'ho il pavimento fuori che è una cacchina. E vabbè, parliamo a fare. È veramente pienissimo, ragazzi, di polvere, ma lunedì se ne parla. E opla, vediamo un po' sto tramonto, bello bello bello, eccolo qua. Il cielo è sereno e qui c'è il tramonto. Pisciolino si è addormentato qui a terra. Pronti? Stiamo scendendo. Zero, sì, perché sta fuori il garage. Stiamo qui, scendendo, qui ragazzi. Siamo. Il mio outfit di stasera è giornellina bianca, questo topino. E siccome sono rimasta molto semplice con il trucco, come sempre, mi sono voluta mettere stasera un bel rossetto color ciliegia. Questo lo bacio. L'amore, eh? E niente, quindi questo, le scarpe ho messo queste, avevo messo i decolleté bassi, bassi, bassi. Però ragazzi, mi fanno troppo male i piedi. E quindi ho optato per questi qua aperti, tanto comunque siamo ancora in estate, quindi super ok. E qui stanno i bimbi. Uno, due, e Jacopo che corre. C'ho qualcosa di dolce in bocca. Sì. Cioè, non è colpa nostra. Questo è il mio. Vinci! Oh no, voi! Mo stavi cadendo! Attento che passano le macchine, vieni qua! Mi fai male, scendi! Vai di là, di là! Io odio quando i miei figli si vogliono mettere in mezzo e poi non sanno aprire e non sanno fare nulla. Tornati ragazzi. Ok. Allora Giuseppe ci ha lasciato qui. È andato a casa del suo amico. Dovevamo andare dai nostri amici. Però alla fine Giuseppe l'ho fatto andare da solo perché. Oddio. C'è Giuseppe, eccomi qua, vuole andare all'ospedale che dice che gli fa male in mezzo al lingue. Iago! Stare, ehi! Ti devi togliere ancora le scarpe e tutto, muoviti ai panni! Ah. Vuole andare insomma in ospedale perché gli tirava al lingue, né? Giuseppe, è inutile che vengo pure io, che vengo a fare. Cioè, vengo che poi dopo devo riandare via e quindi siamo venuti direttamente a qui a casa. E niente, qui siamo tutti e tre. Vincenzo l'abbiamo... l'abbiamo, è voluto restare da mia suocera perché Vincenzo è lui che vuole andare, qua nessuno lo caccia fuori, per carità. E niente ragazzi, mo mi vado a cambiare e ci mangiamo il gelatino solo noi, solo i soletti. Vabbè, il resto li mangeremo domani. E nel frattempo ho messo qui, come si chiama? Ah, lo show dei record, ok. E niente, poi faccio dei gelatini. Mi sono presa anche, ragazzi, il pistacchietto per me, cioccolato bianco, c'è il cocco, insomma ci sono vari gusti. Anche bacio, no, boh. Vabbè, comunque pistacchio. Mi stavo, ragazzi, dimenticando di salutarvi nuovamente. Comunque sono 1:15 all'incirca. Giuseppe è tornato da una ventina di minuti, insomma una mezz'oretta, boh. E niente, solamente un po' di infiammazione. Quindi fortunatamente ragazzi tutto bene. E niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio forte forte, vi voglio tanto bene. E un cuoricino, anzi una metà cuoricino perché tutto non riesco a farlo per voi. Ciao.